È stata inaugurata questa mattina l'officina regionale per la riparazione degli automezzi del Corpo di Polizia Penitenziaria. Nell'officina lavorano 4 detenuti con 5 poliziotti della penitenziaria che in sinergia contribuiscono a un risparmio per l'amministrazione per ciò che attiene la riparazione ordinaria e straordinaria del parco automezzi, compreso i collaudi. Nel futuro si prevedono altri 10 detenuti che parteciperanno al progetto e avranno sicuramente una possibilità di lavoro una volta finito il periodo di detenzione. Altri dettagli del progetto li ha forniti Giulia Russo, direttore dell'Ufficio della Sicurezza del Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria di Napoli. È un progetto che vuole coniugare spending review, quindi la realizzazione di un centro unico di spesa con un abbattimento dei costi per l'aggiusto del parco auto, delle macchine, quindi della polizia penitenziaria dedite alle traduzioni e non, pari quasi al 50-60% rispetto ai costi precedenti. C'è una stima concreta, non una proiezione, di circa 200.000 euro risparmiati annui. Intervenuto anche il sottosegretario alla giustizia, Gennaro Migliore. C'è un rispetto di quelli che sono i dettami costituzionali, perché noi stiamo impegnando manodopera di persone detenute che quindi possono avere una professionalità che poi potranno spendere anche grazie all'intervento della Regione in una attività successiva che noi speriamo possa recuperarli e reinserirli pienamente all'interno della società. Si tratta quindi di un percorso che integra le esigenze dell'amministrazione con quelle che sono le esigenze anche di sicurezza, perché una persona che viene pienamente recuperata sarà una persona che non delinquerà più, e questo francamente a noi sembra l'obiettivo che ci prescrive la Costituzione, ma l'obiettivo più importante per rendere più sicura la nostra società.